per il 31/12/2020. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni dovrà essere recuperato a carico del bilancio. Potranno quindi essere utilizzati anche risparmi di spesa derivati dalla rinegoziazione. Trasferimenti correnti dello Stato. In seguito alla situazione di emergenza sociosanitaria del Paese, conseguentemente all'ordinanza del Presidente del Consiglio, sono stati creati capitoli specifici. Nella Gazzetta Ufficiale numero 85 del 30 marzo è stata pubblicata l'ordinanza della Protezione Civile numero 658 del 29 marzo 2020, che destina risorse ai comuni per fronteggiare le esigenze alimentari della popolazione in seguito dell'emergenza coronavirus. I comuni possono integrare i fondi per la solidarietà alimentare assegnati con donazioni e liberalità ricevute dai cittadini e dalle imprese. Secondo punto, l'articolo 114 del decreto legislativo 18/2020 ha istituito un fondo finalizzato al concorso delle spese di sanificazione e disinfestazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi degli enti locali. È stato inoltre creato un capitolo, denominato Fondo di Garanzia Covid-19, per il momento con un importo pari a 15.000 euro, sia in entrata che in uscita, per far fronte ad eventuali nuove ordinanze che prevedono contributi in entrata e spese ordinarie in uscita. Eventuali altre esigenze di spese correnti connesse all'emergenza potranno essere coperte grazie alla possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertata con l'approvazione consigliare del rendiconto 2019, nonché con i proventi dai permessi di costruire. Ulteriori misure per il fondo di emergenza e anticipazione di cassa. Si attendono ulteriori misure, quali un fondo una tantum per l'emergenza e ampliamento delle anticipazioni di cassa. Nel decreto legge rilancio, misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, che potrebbe essere varato dal governo a strettissimo giro di provvisorio, l'articolo 125 dispone: gli enti locali, in caso di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazione, fornitura, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali. Possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, la Cassa Depositi e Prestiti, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Capitolo spesa. Riporto quanto indicato negli atti. La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, mentre le spese correnti straordinarie potranno essere finanziate in corso d'anno, qualora si realizzano nuove e maggiori entrate. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo in cui si riferisce il bilancio di previsione finanziaria, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale, che l'entrata relativa ai proventi che permesso di costruire ex oneri di urbanizzazione siano destinate esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento ed in particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale, di non ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento. Le previsioni scritte nel bilancio 2020-2022 sono importate al rispetto delle nuove regole di finanza pubblica, dettagliatamente illustrate nella apposita sezione di questa relazione. La programmazione è stata effettuata a legislatura vigente nel rispetto delle norme ed è in linea con gli obiettivi fissati dal documento unico di programmazione 2020-2022 che tra poco vi illustrerò. Le spese di investimento che nel bilancio 2020-2022, in collaborazione con l'ufficio tecnico, sono le seguenti. Il Ministero dell'Interno dal 2021 al 2024 ha finanziato 50.000 euro per fasce di comuni. Quest'anno per il nostro intervento che abbiamo preventivato è la sistemazione della salita del cimitero con l'abbattimento dei gradini, con la pulizia, col taglio delle piante, la sistemazione. In più andremo a sistemare l'attraversamento che c'è tra via Fadini e la
Quando un pedone arriva a San Rocco deve mettersi in mezzo alla strada perché non ha il passaggio. Questo è l'investimento, diciamo, quello un po' più consono di quest'anno. Poi devo precisare due aspetti. Il 4 maggio 2020 la Regione Lombardia, con l'approvazione di una legge regionale, ha ufficializzato il versamento di 100.000 euro a favore dei comuni per investimenti pubblici che rispecchiano gli interventi sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto geologico e la riqualificazione urbana, efficientamento energetico, ivi compresi eventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, a risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia di fonti rinnovabili. Rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica, e la realizzazione e ampliamento delle aree free. La gestione di questo contributo non è ancora stata definita dagli uffici competenti, abbiamo iniziato a fare alcuni ragionamenti su alcuni progetti, portando un occhio di riguardo soprattutto per la nostra palestra polivalente, perché sinceramente ha bisogno di una serie di modi. Sicuramente è una boccata d'ossigeno per i comuni, perché sono 100.000 euro e quindi possono portarci a fare un investimento molto importante. Prima di concludere, illustro il documento unico programmatico. L'amministrazione comunale, come tutti gli anni, deve approvare il documento, il cosiddetto DUP, che è uno strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il documento unico di programmazione DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno. Il regolamento di contabilità del Comune prevede la presentazione che si intende effettuata attraverso il deposito o l'invio telematico. Il nostro documento unico programmatico è utilizzato in forma semplificata, in quanto nella prima parte, non sto a elencare tutte, sono elencate le nostre linee programmatiche di governo, che si suddividono in vari settori: lavori pubblici, settore edilizio e insediamenti produttivi, bilancio tributi, scuola primaria e secondaria dell'infanzia, attività culturali, biblioteche e tempo libero, servizi sociali, viabilità, sport e politiche giovanili, patrimonio storico artistico, infrastrutture tecnologiche, l'ambiente, energie alternative e risparmio energetico, prevenzione del controllo del territorio e politica territoriale, e questa è la prima parte del DUC. Quest'anno nel DUC sono state inserite due cose molto importanti. Una che riguarda